tanto anche il studio Slow Food dal 2000, è una vecchia ricetta dell'Ottocento che è stata ripresa e riutilizzata intorno al 1950, diciamo riscoperta, ecco, dal mio nonno Mario e dal nonno Antonio Gori. È una vecchia ricetta perché prima, dall'Ottocento fino al 950, veniva fatta esclusivamente con gli scarti del maiale. L'alcherme, sì, che è l'elemento fondamentale della mortadella di Prato, e le quattro spezie, chiodo di garofano, noce moscata, cannella e macis. Invece ora, dal 50, è stata appunto ripresa e rimodificata, cioè si fa esclusivamente con le parti nobili, quindi la coscia e la spalla, in più i lavelli di grasso e sempre l'alchermes e le quattro spezie. È un si cuoce 12 per 12 ore in forno, con il forno a vapore, cioè riscalda e si cuoce con il vapore. Si può fare, stasera la degusterete con affettata più alta arrostita sulla griglia, con abbinata a una mostarda, alla mostarda di Nucam, alla Gusteria, un altro produttore di Prato, artigiano, la mostarda ai fichi secchi di Carmignano, che è l'altro presidio del sud. Ecco, spero vi piaccia e dopo mi direte qualcosa allora.